Buongiorno, buongiorno. Oggi è il 2 giugno e io sono vestita invernale. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Siamo a Cividale, piccolo borgo molto carino vicino alla città di Udine, in Friuli Venezia Giulia. Siamo a rischio pioggia, siamo a rischio raffreddore, ma noi ce la faremo solo per voi. La chiesetta è molto carina e siamo venuti con la nuova macchinina del Duemi, che è bella, viene bene in video, vero? Andiamo ad esplorare. We were young and we were free and running, never bothered about what could be coming. A Giulio, a Cesare, ma non potevamo rimanere con l'impero romano, che l'Italia sta cadendo a pezzi adesso? Rispondi. A Cesare, a Cesare, oh, te sto a parlare. Giulio, Cesare non ha risposto alle mie domande. Comunque questo qui è il palazzo comunale della città di Cividale, mentre di qua, in tutto il suo splendore, il Duomo. Eccoci qua. Cause you're here to stay every night and day. I'm delighted cause I got you. I have always been afraid of changes, but you've shown me life is full of faces. Sometimes clouds got in our favorite places, but we were young and unaware. Le stradine di Cividale molto carine, il cielo è clemente, non sta neanche piovendo. E adesso, cammina che ti cammina, siamo giunti qua, al Ponte del Diavolo. Il Ponte del Diavolo è a 20 metri d'altezza sul fiume e si chiama Ponte del Diavolo a fronte di una leggenda che praticamente si narra che Cividalesi, per costruirlo, avessero fatto un patto con il diavolo per poter costruire il ponte in una notte. In cambio il diavolo si sarebbe preso la prima anima che avrebbe camminato sul ponte, ma i Cividalesi furbi, invece di far passeggiare una persona, hanno fatto passeggiare un animale. La leggenda vuole che l'animale fosse un maiale. L'altra versione della leggenda è che semplicemente il diavolo desse una mano alla costruzione più rapida, non in una notte sola. Qualunque sia la leggenda, comunque il ponte c'è e non è neanche crollato in questi anni, e quindi il diavolo è stato magnanimo. Ci troviamo all'interno della chiesa di Cividale, dove la chiesa dell'800 a.C., così dove lo gombare, dove poi per 4 euro si può comprare un biglietto e andare a vedere sotto il tempio. Ve lo consiglio perché comunque è molto suggestivo per 4 euro, insomma. We were young and we were free and running, never bothered about what could be coming. Every day we danced and life was smiling. We were young and drunk in love. A few years later I have started thinking, if it's just love in every glass I'm drinking. We're like one and without you I'm sinking. I'm always shining next to you. Oh, I got you, there's no reason to. Vuoi venire a Cividale, in Friuli, o comunque in generale in Friuli Venezia Giulia, e non assaggiare la cucina tipica friulana? No, che non vuoi. E allora, che cosa devi assolutamente provare se vieni in Friuli? Il frico, che sei un momento spagnolo. Il frico,
Che cos'è il frigo? Cause you're here to stay every night and day. I'm delighted cause I got you. Una sorta di focaccia, in realtà non saprei neanche bene come definirla, comunque fatta con le patate, il burro e il formaggio, poi sopra ci potete mettere veramente la qualunque, nel senso da, ho visto prosciutto, salame, altra colata di formaggio, e poi ovviamente per poterlo mangiare come si deve, ed esempio in terra di vini, non potete che mangiare il frigo e berci un bel bicchiere di vino, perché sennò non vi perdete l'essenza del Friuli. A venire in Friuli e non mangiare i dolcetti tipici del Friuli, che io non conosco tanto bene. Si chiamano strucchi, che adesso chiedo alla signora come sono fatti. Hanno ripieno di frutta secca, noci, nocciole, uvetta, pinoli, mandorle. E questo viene aromatizzato con un grappa di marsala, ma non si sente il liquore, solo l'aroma. È fatta con una pasta morbidina e fritto, ma come lei sta assaggiando, il fritto non lo sente. No, infatti sono fritti, ma sono veramente leggeri. E c'è dentro il pasto della cubana. I'm the light 'cause I got you. Deciso di andare a mangiare, giustamente. Comunque io viaggio col Giammi, anche se lui non si vuole mai far vedere, e quindi il Giammino ha detto andiamo un attimino a Palmanova a farci un cucino, un zampino, un panino. Cosa sta dicendo? Che mi è venuto male in testa con questo tempo giuso, triste, tutto quanto. Viva la Repubblica! Ho detto giugno. Stiamo andando a Palmanova, che per me Palmanova è solo il grande vialone di Milano. Palmanova invece no, Palmanova è un borghetto del Friuli Venezia Giulia, e la Pina and Peppina stanno andando a Palmanova a mangiare. Piazze. Posso fare un comizio? Rieccomi di nuovo in auto. Il nostro giro a Cividale e Palmanova è terminato. E adesso che ce ne stiamo andando, sta uscendo il sole, perché è sempre così. Cosa abbiamo imparato oggi? Che questi mangiano e bevono. Dalla Pina e la Peppina, un besito e al prossimo viaggio!